Ciao a tutti e bentornati sul canale di Madame Crochet. Allora, oggi faremo un progettino molto molto semplice. Si tratta di questi orecchini, vedete, semplicissimi, ma molto molto graziosi. E tra l'altro li potete fare in cotone di tutti i colori che voi desiderate, in modo che li potete così abbinare a tutti i vostri vestiti primaverili e soprattutto estivi. Io li vedo proprio bene d'estate questi con un bel vestito lungo e dei bei sandali, capelli sciolti. Ecco, questi sono proprio carini, li potete fare anche per da regalare alle vostre amiche. E sono facilissimi. Che cosa vi serve per realizzare questi orecchini? Naturalmente un uncinetto da abbinare al filato che voi scegliete. Adesso io li realizzerò con questo filato cotone misto viscosa che lavorerò con un uncinetto numero 3. Naturalmente, variando il numero dell'uncinetto e del filato, potete ottenere un fiorellino più o meno piccolo. Vedete, io ne ho già fatto uno con questo filato e questo è il risultato. Poi vi serviranno dei ganci per orecchini, quindi monachelle. Se volete mettere la perla sotto dei chiodini, questi qui da bigiotteria, delle perle ovviamente abbinate al colore del cotone, che potete anche recuperare da vecchie collane, e pinze per bijou. Bene, andiamo a vedere come si fanno gli orecchini. Allora, per prima cosa facciamo un cerchio magico. Potete in alternativa fare anche 6 catenelle chiuse a cerchio se non siete capaci di fare il cerchio magico, ma insomma ormai penso che lo sappiate fare tutti. All'interno del cerchio magico facciamo adesso 10 maglie basse, quindi una, due, tre, quattro, così fino a 10. Fatte le 10 maglie basse, tiriamo la codina e chiudiamo il cerchio e facciamo una maglia bassissima nella prima maglia che abbiamo fatto. Tiriamo fuori il filo. Adesso io con la telecamera non vedo molto bene, ma ecco, tiriamo fuori il filo, ecco qua. Possiamo stringere adesso ancora di più il cerchietto. Bene, a questo punto facciamo 2 catenelle, una, due, e nella stessa maglia facciamo una maglia alta. Ecco, filo sull'uncinetto, una maglia alta nella maglia successiva. E poi facciamo 2 catenelle, una, due, e nella maglia successiva chiudiamo con una maglia bassissima. Chiudiamo il primo petalo che abbiamo fatto. Ecco qui. Abbiamo fatto il primo petalino. Adesso facciamo 2 catenelle. Nella stessa maglia una maglia alta.
filo sull'uncinetto, nella maglia successiva una maglia alta, due catenelle e chiudiamo come prima nella maglia successiva con una maglia bassissima. Quindi 2 catenelle, una maglia alta nella stessa maglia, una maglia alta nella maglia successiva, due catenelle e una maglia bassissima nella maglia successiva. E rimaniamo qui nella stessa maglia, facciamo quindi 2 catenelle e una maglia alta. E adesso penso ormai abbiate capito, nella maglia successiva facciamo una maglia alta due catenelle e nella maglia successiva una maglia bassa due catenelle e una maglia alta, tutte nella stessa maglia di base. Nella maglia successiva una maglia alta, due catenelle e chiudiamo nella maglia in cui abbiamo lavorato il diciamo da cui siamo partiti con le prime catenelle, chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso facciamo una catenella, tagliamo il filo lo tiriamo fuori e facciamo un bel nodino stretto ed ecco qui il nostro fiorellino è pronto. Avete visto quanto è facile? Veramente facilissimo. Ecco qua, adesso andiamo a montarli con le perle. Quindi che cosa dobbiamo fare? Prendiamo la perla, prendiamo il chiudino, lo infiliamo attraverso la nostra perlina e poi con una pinza a punte coniche creiamo l'asolina. Vedete? Come questa, in modo che rimanga, non la chiudiamo del tutto, in modo che facendo questo movimento poi l'asolina si possa aprire e chiudere con facilità. Facendo così noi la apriamo e la inseriamo in uno dei petali del fiorellino. Prendiamo queste pinze e richiudiamo il gancetto. Abbiamo messo la perla, adesso prendiamo la monachella, facciamo la stessa cosa con il suo gancetto, quindi lo giriamo in questo modo, facendo questo movimento. E la andiamo a mettere nel petalo. Richiudiamo. Ed ecco qui i nostri orecchini con fiorellino all'uncinetto e perla sono pronti. Bene, per questo video è tutto. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. E mi raccomando, fate tanti orecchini colorati per festeggiare la primavera che finalmente è arrivata. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!